Pomeriggio amici lontani e vicini, siamo sul corso Vittorio Emanuele con Paolo Arena che ha organizzato Lipari for Gaza, quindi le olie vogliono essere vicinissime. Sì, non l'ho organizzato io, l'ho organizzato insieme a tante altre persone che potete vedere qui. Abbiamo pensato che sia importante in questo momento che ognuno nelle grandi realtà e nelle piccole realtà faccia la sua parte per esprimere la propria solidarietà alla Palestina e che denunci i crimini dello Stato di Israele che sta compiendo nel totale silenzio dell'opinione pubblica, quella istituzionale, internazionale, perché l'opinione pubblica di base, le persone si stanno mobilitando in tutto il mondo. 100.000 persone sabato scorso a Londra. Migliaia a Roma, a Napoli, ognuno deve fare la sua parte perché purtroppo l'informazione è orientata troppo a favore di Israele, fa credere che ci siano due fazioni in combattimento, mentre c'è uno Stato che è oppressore e che bombarda la popolazione civile e c'è invece una popolazione che tenta di difendersi come può e non ha nessuna arma per difendersi, perché vorrei ricordare che i famosi razzi di cui si sente continuamente parlare non hanno fatto ancora nemmeno una vittima, mentre Israele oggi ha fatto già 1.300 morti, di cui più di 200 bambini, 80% civili secondo l'ONU. E questo ritengo che sia importante manifestare la nostra solidarietà, ripeto, al popolo palestinese. Ecco, quali sono le richieste che partono dalle olie? Allora, noi non facciamo richieste, noi semplicemente vogliamo in qualche modo informare le persone. E ora noi leggeremo i nomi delle vittime, sono troppo lunghe per citarli tutti, citeremo solo i nomi delle vittime al di sotto dei 18 anni, sono quelle che abbiamo noi fino all'altro giorno, sono 1.135. E le nostre richieste al mondo è che si mobiliti per fermare Israele e non solo per far sì che arrivi la pace, ma perché arrivi la pace e arrivi la giustizia, ovvero perché finisca l'occupazione, finisca l'embargo e secondo le intenzioni della resistenza palestinese siano sbloccati i lavori del porto, siano sbloccati i lavori dell'aeroporto, che in Palestina si possa vivere in maniera normale e non sotto occupazione come è peggio del Sudafrica, come è peggio della Germania nazista. Ricordiamo per concludere che questa è la prima di due giorni. Ora faremo questo sit-in, spero che piano piano arriveranno sempre più persone e come ho detto pronunceremo i nomi delle vittime palestinesi. Domani a Marina Lunga, al bar Luna Quinta, faremo alle 8:30 una proiezione di un documentario e alla fine del documentario, che dura un'ora, faremo una cena di finanziamento offerta dalla comunità marocchina di Lipari per raccogliere fondi da inviare a Gaza per un'iniziativa molto importante, che non è semplicemente dare aiuti, ma è fare in modo che i palestinesi stessi possano crescere e possano commerciare liberamente, perché oggi non possono commerciare. Noi invieremo i fondi a un'iniziativa per cui noi compreremo dei piccoli prodotti di Gaza, e loro stanno costruendo una nave che cercherà di rompere tra qualche mese il blocco israeliano, se ancora ci sarà. Bene, abbiamo completato, ringraziamo Paolo Arena, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi, arrivederci.